pendenze non sono a norma. E che cosa significa? Che siccome, come potete vedere, c'era tutto lo spazio necessario per addolcire questa rampa, questa non è a norma e non rispecchia il decreto ministeriale 23689. Che significa? Succede? Guardate, guardate le mie mani, io non faccio forza. Arrivato qui, siccome la pendenza non è non rispetta la legge, guardate, vedete come vado per terra? Avete visto? Ma guardate le mie mani, non faccio forza, e guardate. Ok? Quindi qui le persone si faranno seriamente male. Ma guardate che succede subito dopo. Attraverso, perché là non posso andarci, nel momento in cui io attraverso la strada, puoi venire dietro? Abbiamo il marciapiede che ha più del 12% di pendenza con il gradino, e questo si moltiplica a tutte le banchine di fermata. Che succede? Guardate, prima devo in punto e non c'è verso di salire, poi se aiutami un po', aiutami, guardate, guardate con la, ecco, mi deve far alzare, aspetta, fermati un attimo, quando sono arrivato qui, attenzione che succede la stessa cosa, guardate che succede, no, non spingere, tienimi soltanto che si alza la carrozzina, guardate, cioè la carrozzina va giù di nuovo, ok, e qui, aiutami, scusa, ok, e qui succede, attenzione, attenzione, succede la stessa cosa, perché la pendenza è superiore a quella della fermata, guardate, attenzione, la carrozzina si è ribaltata. Scendere dall'autobus perché non c'è la possibilità, lo spazio per poter salire e scendere. Sapete perfettamente che quando l'autobus arriva scende la pedana. La pedana, guardate che succede, non ha lo spazio per arrivare sopra la banchina di fermata, guardate. Qui non c'è possibilità di far scendere la banchina e io non ho la possibilità di fare la manovra. Per poter salire, guardate cosa devo fare. Stai qui che questa potrebbe cadere. Guardate, mi devo muovere. Guardate la ruota come tende ad essere al limite del marciapiede. Guardate. Però vi vorrei far capire un'altra cosa. Io ho una carrozzina molto piccola. Considerate che le carrozzine ormai per anziani e disabili motori gravissimi sono molto più ampie di questo, ci sono anche motocarrozzette ormai, quindi non ci sarà nessuna possibilità di poter salire sul mezzo pubblico. La domanda è molto semplice, è possibile prendere l'autobus? Tutto qua, cioè c'è poco da fare.